è chiaro che la riflessione di oggi non può che essere legata alla conference. E ricordando quello che è stato il percorso della passata stagione, io penso che la Fiorentina, che è una delle favorite per la vittoria finale, quindi diciamo in maniera chiara, al di là di quelle che possono essere logiche cautele, deve affrontare questa conference in una maniera diversa fin dall'inizio. Allora, l'anno scorso, ti ricordi Andrea, ci fu un momento di difficoltà, sì, un pareggio strano in casa, la sconfitta pesantissima in Turchia col Başakşehir, risultati che obbligarono la Fiorentina poi a, da seconda, a fare un, diciamo, uno spareggio, no? Per andare. Sì. Allora, la Fiorentina quest'anno deve far frutto di quell'esperienza. Fiorentina deve vincere il girone perché è di gran lunga la più forte di tutte, lo deve dimostrare domani col Genk, che è l'avversaria più temibile, comunque inferiore. Deve far capire subito tutte le protagoniste del torneo che la volontà è di fare questo torneo alla grande e di vendicare Praga, togliersi anche quelle partite in più che sono legate all'eventuale spareggio, quindi vincere il girone. La missione della conference è stavolta arrivare primi e dire a tutti che la Fiorentina può vincere la Coppa.